Cari fratelli, Dio vi benedica, sono Dora e sono qui con Alessandro, con Adrian, con Jean-Paul e con Deborah. Siamo andati a evangelizzare un po' sulle strade oggi e abbiamo incontrato gente che alcuni sono aperti, hanno ricevuto il messaggio, il seminatore ha seminato oggi, che è stato Gesù, la parola. E volevo chiedere a Alessandro come è andata la testimonianza? Come è andata L'esperienza. l'esperienza di questa Sì, va bene. evangelizzazione sulla strada? Ciao a tutti, cari fratelli e sorelle. Come prima esperienza sono rimasto molto colpito perché abbiamo evangelizzato tre persone e il Signore ci ha dato tre persone giovani. La prima era una ragazza di 15 anni che, come stavo dicendo ai fratelli, parlava anche inglese. Quindi è stato anche più facile comunicare con lei e siamo riusciti a fare anche la preghiera di richiesta dello Spirito Santo e l'abbiamo, almeno da quello che ho notato, era molto recettiva. Gli abbiamo chiesto anche se ha sentito qualcosa nel momento in cui ha fatto la preghiera e ha subito riferito di aver sentito un calore e un equilibrio che prima non aveva. E qui. Infatti, anche prima che noi lo chiedessi, Sì. subito dopo che abbiamo detto Amen, Subito era aperto gli occhi ed è stata lei a dirci: sento un qualcosa e non riusciva a esprimere che cosa era. E quindi, insomma, lì siamo sicuri e certi che il Signore è entrato dentro la persona. infatti, a questa ragazza le abbiamo esplicato della idea di ricevere lo Spirito Santo, che è lo Spirito Santo che ci aiuta a aprirci al Signore, a conoscerlo, no? Perché parlavamo della preghiera, come si prega, come puoi conoscere Dio. Allora abbiamo entrato nel discorso dello Spirito Santo e proprio abbiamo fatto questa preghiera con lei, di ricevere Gesù e lo Spirito Santo. E subito dopo la preghiera lei ha detto: ho sentito Sì, qualcosa. e poi ha anche promesso, speriamo lo faccia, di comprare una Bibbia, di iniziarla a leggere, che aveva diverse domande e ha capito che poteva chiederle direttamente a Gesù. E poi l'altra evangelizzazione abbiamo sempre Dora corsa, ispirata dal Signore, abbiamo evangelizzato un'altra coppia giovane, questi avevano circa 20 anni e lui parlava anche lui inglese, quindi un'altra facilità che ci ha dato il Signore per poterci esprimere ed era agnostico. E gli abbiamo chiesto anche se sapeva che cosa voleva dire essere agnostici e ce l'ha detto correttamente, però poi man mano che parlavamo con lui, dopo aver fatto amicizia, aveva sempre più domande. E quella che mi ha impressionato di più è che all'inizio credeva che Gesù era una creazione dell'uomo. E lì gli abbiamo risposto che è storia, che addirittura si può leggere nei testi romani della storia di Gesù, e da lì ha iniziato sempre a essere più interessato, a chiedere di più del Signore. Poi il volantino che usate per evangelizzare c'ha anche una figura da rocker, persona che suona Che una chitarra elettrica. è il volantino salve amico. Sì. E lui era amante della musica rock e gli piaceva il volto di Gesù insieme a questo rocker. Sì, e ha promesso anche lì di leggerlo. Poi è stato invitato da Dora a un teatrino di evangelizzazione e hanno detto che verranno. E poi abbiamo conosciuto anche la ragazza di questa persona che aveva un appuntamento in questa piazza, è arrivata dopo poco e lì ci hai parlato più tu però con Sì, questa ragazza. io sono andata alla ragazza e Deborah con Alessandro hanno parlato con il ragazzo, perché quello che mi ha colpito a me con il ragazzo è che lui all'inizio era, diciamo, un po' chiuso, però man mano avete fatto amicizia, avete parlato di Gesù, delle esperienze che voi avete, perché io vi sentivo, con un orecchio vi Sì. No, sentivo, delle esperienze che avete fatto con Gesù, lui si è aperto. perché alcune volte ci chiedeva anche: ma è vero che Gesù può essere anche guarigione? E allora lì abbiamo usato anche il tuo caso quando avevi problemi di infermità e
Insomma, poi gli abbiamo detto che questo l'abbiamo visto più volte, insomma, era molto curioso. Speriamo che possa sempre di più aprirsi. Gli abbiamo detto che Gesù bussa alla porta di tutte le persone, poi sta alla persona nel riceverlo e aprirgli. E Amen. speriamo che riesca a farlo. Amen. Grazie Gesù. E come prima volta a evangelizzare, come ti senti, Alessandra? Oh, bene, una bella giornata, c'è il sole, c'è il vento che ci accarezza, non si poteva chiedere di meglio, come prima giornata è perfetta. Sono molto contento. Grazie Gesù. E la ragazza, lei era atea, totalmente, 100%. E non voleva credere niente e credeva in un filosofo che non mi ricordo il nome, che era anarchico, si dice. E tutto questo perché lei odiava le religioni, odiava la manipolazione delle religioni, tutto tutto. Aveva un ring in the nose. Sì, un orecchino al naso. Aveva un orecchino al naso, era proprio il suo look, era di ribellione, diciamo. Però perché siamo andati con amore, con amicizia? E dicendole che Gesù non è per niente una religione, si è aperta. Vuole venire a vedere il teatro del Vangelo insieme al suo ragazzo e vuole venire a fare dei progetti e aiutare la gente insieme a noi. Ha detto che c'è nel cuore di aiutare le persone in giro che sono povere o qualsiasi cosa che posso fare, chiamatemi, mi ha detto. Questo è stato bellissimo. Io credo che proprio quel fatto che ha di esprimere di necessità di dare amore sia proprio dovuto a questo momento di anarchia temporanea che aveva la persona. Secondo me era già alla ricerca di Gesù. Sì, è la ricerca di Sì. Gesù. E grazie Gesù che siamo potuti andare a parlare non di religione, perché se io avessi andato e gli avrei detto sono della religione tale e tale, Aveva già chiuso la porta, sì. ecco. Però grazie Gesù per il suo amore, per la sua libertà, possiamo andare alla gente liberi e darle il suo amore. Grazie Gesù. Grazie Gesù. E un PS da parte di Jean-Paul. Ok, no, io solo volevo dire, no, che qua le persone sono molto aperte, molto ricettive e ti lasciano proprio, fanno arrivare il messaggio, no? E questo è il bello, no? Che forse è un pochino di diverso dall'Europa, no? E questo ti permette forse riuscire a Andare in profondo. andare profondo, sì, di quello che vuoi praticamente fare arrivare per loro, no? Per la loro salvezza, no? E questo è molto bello. Sì, c'è comunque una differenza, no? C'è il blocco proprio dell'orgoglio, la superbia che c'è tanto in Europa, no? Questo qua c'è un po' di meno, questo che si è sentito subito, questo. Grazie Serve Gesù. per questo. Allora, è stato bello per te evangelizzare? Molto bello, molto bello, molto ispirante ancora. Molto bello, grazie Grazie a Dio. Gesù. Grazie Gesù. Amen, amen. Grazie Gesù. Vi Cristo. vogliamo bene, fratelli. Ciao, un abbraccio. Amen. Amen. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Un abbraccio.